a Fabrizio Doni di Evocentrica. Oggi porti Genomia alla Milan Games Week 2017. Allora raccontaci un po' di questo gioco ancora in via di sviluppo. Sì, esatto, ancora in via di sviluppo. Abbiamo portato qui alla Milan Games Week una tech demo alfa, quindi insomma siamo veramente all'inizio, ma soprattutto siamo nati adesso, perché Evocentrica sono circa 4-5 anni sul mercato, ma facevamo e ci occupavamo di tutt'altro, piattaforme web, app e tutto il resto. A un certo punto abbiamo deciso di seguire il cuore e di andare fino in fondo per quanto riguarda i videogame. Abbiamo detto facciamo e realizziamo un videogioco, è la nostra passione fin da quando avevamo 4 anni, quindi prima o poi un sogno che si realizza. E davanti a questo monitor che voi in questo momento non vedete c'è finalmente una demo di Genomia. Genomia è un platform di base, però la cosa interessante è che mixa, diciamo, gli elementi dei rhythm game e li trasforma in un sistema di combattimento abbastanza fresco ed originale. Quindi bisogna premere il tasto del joypad corrispondente come colore al colore dello shard che viene inviato dal nemico, quindi come se i nemici ci sparassero dei proiettili colorati e noi a ritmo dobbiamo premere il joypad, i tasti del joypad in modo tale da far danno all'enemy. Naturalmente se non riusciamo in questo intento il danno lo prendiamo noi. Possiamo utilizzare naturalmente delle skill che ci aiutano in questo lavoro, in questo combattimento, ma la cosa interessante è che durante i livelli possiamo prendere i fluidi genomici che lasciano, tipo le stelline di Mario, per fare un esempio molto banale, li portiamo nel nostro laboratorio, nella macchina Genomia, da cui prende il nome poi il gioco, e dobbiamo fare delle vere e proprie ricerche combinando un po' di rosso, un po' di verde. Io sto parlando a colori, ma il rosso è la violenza, il verde è l'inganno, il giallo è il coraggio e il blu è l'intelligenza. Da dove derivano questi? Questi sono praticamente, si chiamano cromatid e sono le caratteristiche vitali di questi personaggi che vengono chiamati dermonoidi e che sono gli abitanti di questi semi pianeti, perché sono delle piattaforme che pullulano nell'universo di Oranba. Ogni volta che si combinano giustamente questi colori si sbloccano delle skill. Si possono tranquillamente perdere però i fluidi, perché io posso tranquillamente sbagliare la combinazione, perdo i fluidi e li devo andare a recuperare. Quindi c'è una replayability notevole, ma non solo per questo. I personaggi giocabili sono due, Artico, l'alieno maschio, e Naida, l'aliena femmina. Ognuno dei due ha caratteristiche di gioco differenti e caratteristiche fisiche, somatiche e di gameplay diverse. E praticamente hanno anche linee di dialogo completamente diverse, quindi due storie da giocare, due storie da rigiocare, perché dai finali completamente differenti. Quindi diciamo che in linea di massima più o meno siamo, ti posso aggiungere un'altra cosa se posso, che durante lo stage ci sono tantissimi branch da utilizzare, nel senso da seguire, perché lo stage si divide in vari bivi. Ci sono bivi dove ci sono naturalmente elementi molto complessi da superare, però ti danno una reward nettamente superiore, e elementi un pochino più semplici ma con reward decisamente più facili. Puoi arrivare alla fine del livello, ma nello stesso tempo, una volta arrivato lì, puoi ritornare indietro perché c'è qualcosa che non hai fatto ma che hai scoperto alla fine, che puoi rifare, quindi una chiave, un engramma che hai scoperto, un enigma che hai risolto, e puoi tranquillamente fare backtracking, tornare indietro e tranquillamente risolvere l'enigma. Mi hai parlato di storia, quindi una domanda che ti faccio brevemente, ma vedo un libro io piuttosto, sì, con il simbolo di Genomia, quindi lo vediamo, lo vedete qui in favore. Esiste. L'interlinea è un po' larga, però comunque sono circa 860 pagine di storia. C'è praticamente dietro un background piuttosto grande, pesante, e non solo il libro è pesante, ma anche la storia. È una storia molto cruda, è una storia direi affascinante, perché rappresenta questo universo completamente inventato, non esiste, in cui l'uomo non è neanche considerato in effetti. E sono tante pagine che indicano appunto tutta la lore del gioco. Se una persona, un giocatore, si vuole immedesimare davvero nel gioco, lo può leggere. Naturalmente non saranno 800 pagine, ma restringeremo. Questa è una copia unica che terremo per noi, dove c'è tutta quanta la storia. Restringeremo il tutto. Si può giocare da casual gamer, quindi senza neanche aver letto il libro. Però la cosa interessante è che il libro non ha una fine. Ossia, l'ultima parola che c'è scritta nel libro è la prima parola che il protagonista dice nel gioco. Quindi in pratica è una sorta di crossplay. La fine del libro la farete voi giocando.